In diretta dall'ospedale San Martino di Genova, Luci a San Martino. Dediche, richieste, testimonianze su Radio Fra le Note. Amici, un'altra sera insieme, un'altra sera di cielo. Che cosa ci porteremo a casa? Sicuramente un monito, un invito. Non arrenderti mai, mai. Mai niente, grande, piccolo, insignificante o importante, non arrenderti mai, se non di fronte all'amore. All'amore arrenditi, prenditelo tutto, che te lo meriti. Ciao, ben ritrovata. Cuore di mamma. Una dedica della mamma al suo bambino, che si chiama? Carlo. Carlo, senti un po' che messaggio che ti arriva. Mamma ti dedica questa canzone. Si emoziona, mi raccomando, eh. Quando poi ci vediamo dobbiamo andare insieme all'oratorio, perché devo farti conoscere delle persone speciali. E anche il tuo don di Napoli, come si chiama? Padre Giovanni. Padre Giovanni, così voglio proprio conoscerlo, perché mi hanno detto che attira un sacco i ragazzi. Sì, cosa sì. Fa? Ma l'oratorio, fa pure l'oratorio dei giovani, pure degli anziani. Sì, sì, attira tantissimi giovani. Grazie per questa tua testimonianza. Allora arriva la canzone per Carlo. Per te che sono verdi ghiaccio. Ciao, io sono da Cavelli, qua a Ship. Da dove vieni tu? Sono albanese e ho tanto tempo che sono qua in Italia e mi trovo bene, ho la famiglia. Sono qui? Sì, sì, tutti qua, ho due figli. Come si chiamano? Uno Nicola e uno Andrea. Uno ha 16 anni e mezzo e uno 9 e mezzo. E poi tua moglie? Qua, sì, anche mia moglie, certamente. Mi sa che c'è una canzone pronta da dedicarle. Sì, canzone sarebbe di Vasco Rossi. Già. Come mai hai scelto questa canzone? Perché anche lui ha avuto un problema di salute, diciamo, perché ha dedicato a lui lo stesso questa canzone. Sì, è vero, sono ancora qua. Sì, sono ancora qua, è vero. Anche noi siamo ancora qua, certo. Per forza, se no... E bisogna continuare sempre ad andare avanti nella vita e di tutto. Grazie. Qua abbiamo anche lui, chi è? È mio fratello. Ciao. Ciao. È importante, vero, in questi momenti avere un fratello vicino. Tu sei vicino a tuo fratello? Sì, è sempre. No, non solo siamo altri fratelli che ogni tanto veniamo a trovare e diamo coraggio, che non deve pensare sempre alla malattia, deve pensare che forse... Devi avere coraggio di... È vero. Come si dice coraggio in albanese? Coraio. E vedi, così abbiamo imparato una parola nuova. Coraio, eh? Grazie. Ciao, sono Venera. Vorrei rivolgermi a tutti i componenti dell'ospedale San Martino, in particolare al padiglione 6, soprattutto ai degenti, a quelli che come me stanno vivendo questo calvario. Io domani uscirò da qui per cominciare una seconda fase. A tutti voi auguro tanto bene. Tanto bene. Tanto bene. Speriamo che tutti ci... possiamo farcela, quindi vi auguro tutto il bene del mondo. Poi vorrei salutare in particolare tutto il personale che è stato veramente squisito. C'è un personale altamente qualificato e dalle grandi qualità umane. I medici, in particolare la dottoressa Raiola, la dottoressa Gualandi, il dottore Valardo, il dottore Valardo, la dottoressa Di Grazia, con cui ho avuto più avvicinamento, diciamo. Li ringrazio veramente di cuore perché mi hanno sostenuto tantissimo, quando stavo veramente male sono stati proprio, direi, straordinari, grazie di tutto. E poi un grazie a tutta la mia famiglia che mi sostiene tanto, mi sostiene con tanto amore, tutti i miei figli Andrea, Angela e Gabriele, il mio caro nipotino che ho tanta voglia di vedere, non so cosa darei per vedere il mio nipotino, eppure non lo potrò vedere fino a novembre. Il tempo passa, sai?
Io saluto oltre mio fratello, mia sorella, tutta la mia famiglia, i miei cognati, tutti i miei nipoti e tutti quelli che mi sostengono, che mi hanno sostenuto, che senza di voi non sarei arrivata qui sicuramente. Ringrazio il Signore che mi ha fatto arrivare qui. Io prego sempre per tutti e dico al Signore: aiuta tutti, alla Madonna, e dico sempre: misericordia, Madre di misericordia. E io un pensiero affettuoso a Don Roberto e a Padre Agostino, perché sono stati con me veramente molto molto gentili, mi hanno tanto sostenuto, anche senza che parlino. Non parlano eppure parlano. È una cosa, sembra senza senso, eppure ha un senso, perché loro a volte anche senza parole, a volte Padre Agostino si affaccia solo dal all'oblò. Dal vetro, eppure quel saluto di Padre Agostino mi ha dato anche tanta forza. Beh, adesso vi abbraccio tutti. Un abbraccio forte forte, spero che quando sarà il momento di rivederci io starò meglio, e vi dedico una canzone di Renato Zero, quella che riguarda il cielo, com'è? Va bene? Ciao a tutti, ciao. Coraggio, che sia con voi la luce della speranza. A presto. Anche quest'oggi vi mando un messaggio per ricordarvi che vi penso, che vorrei cercare di fare il più possibile per voi, ma soprattutto per ricordarvi che c'è veramente qualcuno che vi sta proteggendo. E ieri sera una mia amica mi ha inviato un'immagine che raffigurava un libro, perché io non ho il vostro stesso problema, però sono sotto esami. E per incoraggiarmi mi ha inviato questo pezzo di questo libro, che secondo me è adatto sia per me che per voi, e quindi vorrei leggervi un pezzettino. Per darmi forza pregavo e stringevo i due pugnetti pensando: con una mano stringo la mano di Maria e l'altra quella di Gesù. Non ho mai perso questa abitudine. Questi ricordi di infanzia mi aiutano ad esprimere un concetto che vorrei comunicarvi. Non camminiamo mai da soli nelle insicure vie del mondo. Chiediamo a nostra madre di seguire ogni nostro passo. Vi sto accanto e vi voglio bene. Giulia. Ciao, sono Guendalina, ho 6 anni, vengo da Marino, in provincia di Roma. Un abbraccio e un bacetto agli anziani, ai bambini e ai giovani. Ciao. Ciao, non volevo che succedeva il terremoto. Sono dispiaciuto che non c'erano più case. Mamma mi ha mandato vestiti, ma se non ci avevate più se non ci avevate più niente, morivate di fame e di sete. E invece ci sono le persone che vi stanno aiutando. Anche cioè, noi vi aiutiamo, mamma, con tutte le nostre possibilità. Però mi stanno ricostruendo le case, hanno usato tutte le. Hanno fatto tutto quello che potevano fare. Cara mamma Vera, le dedichiamo insieme ad Andrea, uguale a lei, una canzone che è dedicata a tutte le mamme, perché lei sa che per me non è mai stata una suocera dal primo momento, ma una seconda mamma. Non vediamo l'ora di riabbracciarla. Un bacio grande. Allora, ciao, sono sempre Valerio, letto 11, precisamente, Padiglione 6. E stiamo aspettando che i bianchi si decidano a salire, ma piano piano. Sono un po' timidi. Vorrei dedicare una canzone di Lucio Dalla, Caruso, a tutti i miei familiari, e vi voglio rassicurare: sto bene, aspettiamo solo i bianchi. Un saluto a tutti i padiglione 6, e prima o poi ce ne andiamo tutti a casa. Dove il mare luccica. Ciao a tutti, sono Enzo. Stasera il mio pensiero è rivolto a tutti noi del padiglione 6,
che abbiamo intrapreso questo cammino lungo e faticoso, intrapreso comunque anche con serenità e fiduciosi e con la convinzione che una volta superate le asperità e le difficoltà che impone il nostro percorso, possiamo finalmente tornare alla nostra vita di sempre. Noi sappiamo bene quello che abbiamo e che stiamo passando, così come sappiamo ciò che ci attende ancora per poter pervenire a questo fatidico traguardo. Ancora sforzi, sacrifici e tanta buona volontà. Allora forza, non perdiamoci d'animo. Stiamo rock e andiamo avanti. A darci la carica stasera agli U2 con Walk On. Carissimo Enzo, ancora per te un fiume di dediche. Ciao, sono Barbara. Volevo dirti in questa occasione semplicemente grazie per la bella testimonianza che mi hai dato, per l'esempio di amore e di unione che siete tu ed Anna e anche le vostre rispettive famiglie. Vedere la vostra unità mi dà oggi veramente una speranza per il futuro, per me e per le mie figlie. Spero, ecco, di rivederti presto a casa. Ti passo Agnese. Caro Enzo, per me non è possibile che guarisci. Per me è certo che guarisci, spero che torni presto. Adesso Carola. Allora, spero che ritorni presto, così possiamo giocare con Filippo ed Elia, Marianna e Lorenzo. Al più presto. Mentre la canzone che vorrei dedicare è una canzone un po' meno rock di Edoardo Bennato, Un giorno credi. Un giorno credi di essere giusto. Ciao Enzo, sono Francesco, il tuo amico calabrese. Eh sì, perché oltre alla parentela acquisita, tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia. Un rapporto di amicizia vera, sincera, basato sulle tante affinità che ci sono tra di noi. Ci piace mangiare bene, accompagnare i cibi col vino o con la birra giusta, andare in giro per Sagre, andare in vacanza, ci piace la musica. Quella che c'è tra di noi è un'amicizia della quale io vado molto fiero. Per me è un vanto poter avere un amico come te, una persona dal cuore grande, dalla grande generosità, dalla grande disponibilità. Quando sono venuto a trovarti a Genova qualche settimana fa, nella tua sofferenza il pensiero è stato per me. Mi hai detto: Francesco, ma con pochi giorni di ferie sei venuto qui a fare questa sfacchinata? Questo è solo un piccolo esempio della tua grande generosità. E allora questa sera voglio dedicare al mio grande amico Enzo, grande appassionato di musica, una canzone del grande Pino Daniele, e ricordo del bellissimo concerto al quale mi hai accompagnato qualche anno fa. A me mi piace il blues. Ciao Enzo! Dimenticavo, tra le affinità ho citato la musica. In particolare ci lega una grande passione per gli U2, che io però non ho mai visto in concerto. Allora, il primo concerto degli U2 che vedrò, lo voglio vedere con te. Ciao! Is it getting better? Ciao a tutti, sono Adriana e vi dedico Eucaristia di Don Roberto. Un bacio a tutti. Francesca, qui il tempo vola. Sì. Però il problema è che abbiamo la percezione, sia io che te, che siamo di due generazioni diverse, quindi vuol dire proprio che stiamo correndo troppo, forse. Troppo, veramente. Stiamo correndo troppo e ci stiamo rovinando la vita. Corriamo troppo e in più non sappiamo perché corriamo. Non sappiamo perché, a volte non sappiamo nemmeno dove andare, perché è un mondo che non mi piace molto, devo essere sincera. Sì, e ieri festeggiavamo il Capodanno 2016, tra un po'. Tra un po' siamo a quello del 2017. Forse stiamo sbagliando qualcosa, forse dovremmo fermarci un po' di più. Sì, riflettere un attimo di più sulle cose.
Per fortuna poi ci sono delle persone che un po' il tempo lo fermano, che sono gli amici. Parlavamo di amici. Amici storici, le classiche vecchie compagnie degli anni 70, è presente, ecco. E qui adesso sono nonni, però il rapporto di amicizia continua da sempre. Continua da sempre e continua non solo per andare ai concerti, per andare a teatro, per andare a cena fuori insieme, ma ti rendi conto che esiste nel momento in cui qualcuno di noi ha un problema. Io in questo periodo devo ringraziarli tantissimo perché hanno creato una rete di affetto, di protezione, di attenzione, no? Sia nei confronti miei che di mia madre, e si stanno organizzando, si danno il cambio per venire a trovarmi. Quindi una volta o due alla settimana uno di loro prende, parte, viene qua, viene a trovarmi e andiamo avanti così. Quindi loro sono praticamente la mia famiglia. La stessa cosa devo dire anche dei miei cugini, dei miei cugini, dei miei collaboratori. Siamo di nuovo lì, forse torniamo un pochino indietro a un tema che avevamo già toccato, su che cosa ti porta la malattia. La malattia ti porta anche a renderti conto che intorno a te ci sono delle persone che ti vogliono bene, e questo ti scalda il cuore e ti aiuta ad andare avanti, ti fa reagire. È vero, l'ho sentito dire anche più volte, volevo chiederlo anche a te, è vero che c'è qualcuno che invece sembrava essere vicino e invece si allontana? Tu hai avuto questa esperienza? No, nel mio caso direi di no. Nel mio caso, anzi, è successo il contrario, devo essere sincera. In questo momento no, non mi sono resa conto di qualcosa del genere, no. E questa forse è una cosa che mi ha anche stupito. Sì, forse sei anche tu speciale, no, anche nell'essere, nell'essere in difficoltà, però resti speciale anche nella malattia. Penso che siano persone con le quali si è instaurato ormai da 40 anni un rapporto tale che anche magari se siamo un po' di tempo senza incontrarci, ok, poi si ricomincia tutto da capo istintivamente. Dedichiamo una canzone? Dedichiamo L'amico di Renato Zero. Canzone ad hoc proprio. Certo. Sono Laura. Finalmente sono potuta tornare a casa, ma ci tenevo ugualmente a fare una dedica che non ho ancora fatto. Vorrei fare una dedica, dedicare questa canzone che è The Power of Love, in particolare a mia madre, a mio fratello, ma vorrei anche dedicarla a padre Fischer e padre Agostino che con la radio fanno una cosa davvero meravigliosa. Grazie a tutti, buon ascolto. Sono Rocco, vorrei dedicare Immenso di Patti Bravo a tutte le persone ricoverate al padiglione 6, che possono venire fuori al più presto insieme a me da questo incubo. Però il mio pensiero va anche a tutte le persone che in questo momento vivono il terremoto, una vera tragedia. Preghiamo per tutti loro. Grazie di cuore a tutti. Ciao. Sono Pina, anche se siamo lontani vi portiamo sempre nel cuore. Sono Paolo e niente, finalmente dopo 80 giorni di decenza lì al San Martino sono tornato a casa e ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini anche nei momenti difficili. Grazie di cuore a tutti, vi pensiamo e vi vogliamo bene. Sono Enza, finalmente dopo 3 mesi, dopo 3 duri mesi, ci ritroviamo di nuovo qui tutti insieme uniti come prima. Nonostante siamo stati lontani, siamo stati sempre uniti, perché noi siamo una famiglia unita, e in questi momenti siamo ancora più forti e uniti. Oggi questa dedica va a tutti coloro che ci sono stati vicino, con la preghiera soprattutto, ma anche coloro che
erano lontani, allo stesso modo ci sono stati vicino. Un grazie a tutti e una presta guarigione a tutti coloro che stanno attraversando un periodo difficile. E la canzone che vorremmo far ascoltare è quella di Ligabue, Cosa vuoi che sia. E questo, un saluto a tutti. Gli occhi fanno quel che possono. Ciao papi, sono Rossella. In questo momento siamo in viaggio, ti abbiamo da poco lasciato e già sentiamo fortemente la tua mancanza. Però ti teniamo sempre con noi e ti vogliamo tanto bene. Un bacio. Papi, ovviamente sono Emanuela. La tua mancanza già si sente tanto e avremmo tanto voluto portarti via con noi, però per adesso non è possibile e ci affidiamo soltanto al tempo che passa. Ti vogliamo bene. Ciao Luigi. Siamo in viaggio, ma solo fisicamente ci siamo allontanati da te, perché in ogni momento, in ogni istante, noi siamo lì a fianco a te a combattere questa dura battaglia per arrivare alla fine insieme alla guarigione. Ricordati che sei la nostra forza, il nostro faro, tu sei il lago della nostra bilancia e insieme riusciremo a vincere questa guerra. Ti amo sin dal primo giorno in cui Dio ci ha unito e ti abbracciamo fortissimo, 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 tanto da stritolarti. Ti amo Luigi. Ciao papi. Ciao papi, un bacio. Se tu fossi qui. Ciao Angela. Ciao Don Roberto. Allora, le scarpe da ginnastica sono pronte? Certo, la dottoressa Raiola mi ha detto che oggi posso andare a correre in corridoio. Quindi dai, ragazzi, spostatevi. Sì, arrivo di corsa, sprint, arrivo. Piccoli passi avanti però, Angela. Certo, certo. Sai, io ti volevo dire che i nostri radioascoltatori, che sono tanti, ti seguono. Grazie. Veramente, me ne sono accorto perché un giorno una radioascoltatrice mi ha detto: ma Angela, è quell'Angela? Ancora insomma, perché... si ricordano. Sì, cioè, sappilo che anche attraverso la radio non sei sola. Grazie, grazie a tutti, grazie mille. Allora andiamo a correre, mettiamo una canzone adatta però. Certo. Di quelle tipo Rocky. Rocky, certo, fascetta sulla fronte, braccia in su e via. Andiamo. Verso la vittoria, verso. Comunque dedicata, come sempre, a tutti quelli che mi stanno vicino. A voi che siete nelle tende, perché vi risuoni quella frase del Vangelo che dice: perché non c'era più posto nell'albergo. Gesù è nella tenda con voi e lo siamo anche noi con la forza delle nostre preghiere. Coraggio, ritornerete a costruire le vostre case e ritorneranno a suonare le campane. Vi vogliamo bene. Amici, Radio Fra le Note si fa radio fra le tende. Siamo con voi. Ciao, sono Sasà. Vorrei lasciare un messaggio a tutti i ricoverati del padiglione 6. Forza ragazzi, non vi abbattete che ce la facciamo, ne usciremo. Ciao a tutti. Guai, non devi dirlo. Ciao, sono Annalisa. Vorrei salutare tutto il padiglione di ematologia dicendovi che vi penso sempre, state sempre nei miei pensieri, ma soprattutto nelle mie preghiere. E vi vorrei dedicare la canzone di Alessandra Amoroso, Immobile. Buona serata a tutti, ciao. Sta per grandino. A volte si rivedono. Chi non muore si rivede. Esatto. Bentornata comunque, almeno abbiamo nella sfortuna, la fortuna di incontrarci. Abbiamo con noi... Salvati Raffaella. Raffaella l'avevate conosciuta qualche mese fa. Oggi è venuta per un controllino, una revisione. Però la dedica ce l'abbiamo già pronta. A chi vorresti farla? A mio marito e ai miei due bambini. Si chiamano? Piero, Jessica e Claudio. La canzone che avete scelto? Guerriero di Mengoni. Come mai questa scelta? Perché è una cosa che piace a lui, sta canzone qua. Aspetta che vado a chiedergli perché. Come mai questa canzone?
perché è la nostra canzone che abbiamo sempre visto, sentito. Quindi, venite da Alessandria, quindi dal Piemonte. Sì. A Torino ha fatto un sacco di casino questa notte. Anche in Alessandria, non ha scherzato. Vabbè, ma eravate qui o siete arrivati questa notte? No, siamo arrivati stamattina. Io sono arrivato stamattina, lei era già qui. E io stamattina presto ero già qua. Tutto a posto comunque. Sì, sì, sì. Allora andiamo avanti, guerriero. Anche questa sera una puntata di cielo. Padre Agostino è dovuto correre, anche lui ha messo le scarpe da ginnastica, è dovuto correre da un fratello che non stava tanto bene, e quindi tocca a me chiudere, ma non chiudo io. Sentite qui, noi ci riascoltiamo martedì prossimo. Ciao! Allora, no, parlavamo di Padre Agostino. Sì. È una presenza importante qui nel padiglione. Importantissima, specialmente per noi giù al padiglione 7. Voi che lavorate qui. E siamo le infermiere di questo reparto, siamo tutte molto affezionate a Padre Agostino. Sì. Cos'è che porta un frate, poi lui, ecco, comunque in questo padiglione? Secondo me, io essendo che svolgo il mio servizio, il mio operato nell'ambulatorio, i pazienti stessi mi dicono tanta serenità. Sì, sicuramente. Grazie. Prego. Che canzone gli dedichiamo? Giovanotti, Giovanotti, a te. A te, ecco. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione. Avete avuto tanta forza e tanto coraggio. Continuate così, vi abbracciamo tutti. Siamo con voi. Ciao, sono Marco. Un abbraccio fraterno a tutte le persone colpite dal terremoto. Prego il buon Dio di darvi tanta forza e fede per ricominciare. Un saggio tempo fa disse: l'importante non è cadere, l'importante è sapersi rialzare. Io vi dico la stessa cosa. Avete avuto un dramma tremendo, ma io so che ce la potete fare, che vi potete rialzare. Ve lo auguro con tutto il cuore. Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, è la gioia che c'è in noi, nel vento vola via. Ed ora sono qui, il cuore è così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho. Quanti miracoli sono
tra i segreti.